A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Francesco Pallara. Ciao, benvenuto. Ciao, come stai? Direi Paolo, come stai? bene, molto bene, però forse potendo scegliere mi sa che stai meglio te, soprattutto per la zona nella quale ti trovi. Se non vado errato, sei in Salento, È vero che siamo persone calde, ma fa un caldo bestiale. Forse troppo, direi. Io ho il ventilatore vicino a me. È la Devo giornata fare classica. l'angolino. È la classica giornata da stare a mollo al mare, insomma. Qua ogni giorno devi stare a mollo. Ma si sa, insomma, bisogna prendere il bello e il buono di ogni situazione, no? In questo caso la bellezza del luogo, il sole, però un po' di caldo va sofferto, insomma. Qui siamo abituati a prendere sempre il bello e anche dal brutto, perché dice belle o brutte, fattele tutte. La famosa Io regola questa mai. filosofia di vita poi, no? Ah, come Anche dalle cose brutte cercare di trasformarle in una cosa bella da vivere. Le emozioni, no? Sono emozioni. Assolutamente sì. Sei in uscita con questo nuovo album intitolato Per te, dal quale il singolo estratto è Questo è amore. Quindi già sono due titoli che parlano chiaro, sono in una direzione precisa. Sì, esattamente. Come vedi, questa è una lettera per te. Noi scrivevamo le lettere, no, alla ragazza, una volta agli amici. Si aprivano le lettere, dentro usciva il messaggio personale. Io ho fatto un video musicale proprio di questa canzone, dove c'è questa lettera che, oltre la ragazza che interpreta proprio il video, quindi questo amore, però questa è la lettera protagonista del video musicale, dove dentro c'è questo amore, il messaggio che io voglio spedire e inviare a tutti quelli che vogliono comunque ascoltare questa canzone e utilizzarla come dedica a qualcuno. Questa volta se mi vuoi. La cosa più importante per come io vivo, per la mia filosofia di vita, io devo crearmi le opportunità per vivere la mia vita e avere anche il mio amore, le mie emozioni. Devo crearmi e circondarmi di ciò che mi piace, di ciò che voglio. Devo riuscire ad avere quelle piccole cose, tenermele, per vivere e crearmi il mio mondo. Questo è questo amore. Ognuno di noi deve vivere, deve riuscire. Io auguro che tutti riescano a vivere, perché alla fine io ho scoperto comunque in questa nuova generazione, comunque un'anima. Ci sono giovani che si stanno esprimendo con la musica. C'è questa emozione del volere circondarsi delle proprie cose. Perché siamo comunque soggetti ad un mondo che ci sta portando ad una confusione totale, ad un miscuglio di cose che ci fanno anche arrabbiare, no? Oppure ci portano in un'altra direzione, ma noi dobbiamo essere fermi nelle nostre emozioni, provare le cose che ci piacciono e vivercele, cioè crearle noi. Ecco Certo. perché io ho scritto Questo è amore, proprio perché per me questo è amore. E nel video, se vedranno il video musicale, potranno vedere cosa ho inserito nel video, che sono quelle piccole cose che cerca sia io come uomo, anche perché ho scritto questo brano, per rappresentare l'amore di una ragazza che in questo momento oggi non è con me perché stiamo facendo diverse cose. Proprio la fede dell'amore di una ragazza che cerca di realizzare il suo amore e viverlo come in una favola, ma realmente.
Quindi quello è come una, vivere ogni giorno nella ricerca delle cose che vogliamo davvero, non andare nella direzione dove ci vogliono condizionare e portare, ma fermarci e dire scusa, io preferisco stare chiuso a casa, uscire e circondarmi di quello che piace a me, me lo devo trovare. Certo, è una ricerca continua, ma insomma è l'unica per la quale ne vale veramente la pena insistere, no? Sì, se vuoi vivere ciò che ti fa stare bene, sia nel bene che nel male, vivere la tua vita, non la vita di un altro. Quindi io sto cercando di mostrare tramite le mie canzoni e anche tramite il mio essere, la mia identità, dimostrare ciò che un uomo, che un artista è capace di fare, coltivando la propria arte, coltivando comunque le proprie passioni. Sto cercando di mostrarle, sperando che comunque possano essere colte in qualche certo modo, per avere un'ispirazione ad essere migliori, ad essere più portati a cercare se stessi, no? Anche vicino ad una persona che amiamo, non dobbiamo essere noi capaci di viverlo come vogliamo, e anche a trasmetterlo. Del resto si parla spesso con delle metodologie sicuramente molto ricercate e consolidate negli anni di terapia musicale, no? E molto più banalmente, invece, semplicemente rispetto a quello che ci arriva tramite una canzone, abbiamo la possibilità di stare meglio, di supportare meglio la giornata, la nostra situazione. Io ho cercato di guardare, arrivando proprio nel mio profondo, nella mia intimità, proprio distaccandomi da qualsiasi cultura musicale, da qualsiasi influenza musicale, perché considera che per il mio modo di vivere, viaggiando, volando, anche come in ambienti anche dove ci si organizza con altri musicisti per organizzare serate, quindi ascolti la musica degli altri anche, comunque sei preso da tanti generi musicali, no? Allora ho cominciato a guardare nel mio profondo e dire, io scrivo delle poesie, scrivo dei miei pensieri, ho un mio modo di vivere, voglio metterlo in musica. E ho studiato, mi sono guardato dentro nel mio profondo e ho voluto vedere cosa io ero fuori da me stesso. E ho cercato di portare la mia intimità, quindi toccando la massima dolcezza, la massima delicatezza, guardando anche dentro agli altri, perché a volte ci siamo costretti ad essere duri con la vita, ci induriamo. Io invece ho fatto un bel respiro e ho scavato dentro me stesso, mi sono veramente come un cuscino, mi sono lasciato andare, ho preso i miei pensieri, le mie parole e anche dei gesti miei che ho detto, io voglio essere così, voglio muovermi così e voglio ascoltarmi così, questa è la mia musica. E allora ho pensato di iniziare a fare un vero e proprio studio musicale per realizzare questo brano, come altri che si trovano nell'album Per Te, nel genere pop italiano, perché credo che la musica italiana sia molto potente a livello comunicativo, a livello linguistico, per me è una lingua bellissima. Quindi io mi esprimo sia nel mio dialetto, per natura, no? Certo. Sia in italiano, per natura. Però mi sono dovuto fermare, perché la vita ti porta a correre, a vedere tante cose. Mi sono fermato e ho detto, adesso devo pensare un poco a me, proprio per dare me stesso. E allora ho cominciato a prendere le mie poesie, le mie dediche d'amore, le mie esperienze, le mie avventure e le ho messe in musica, cercando di toccare dei tasti, anche musicalmente parlando, delle note che spero possano arrivare sia come testo che come musica, possano arrivare nell'anima e nel cuore
di chi mi vuole seguire e di chi mi vuole ascoltare, proprio per vivere realmente una favola d'amore. E questo sicuramente abbiamo avuto modo, grazie alle tue parole, di incuriosire i nostri telespettatori che magari ancora non hanno ascoltato per te, ed è l'occasione giusta per farlo. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ci risentiamo alla prossima. Grazie Paolo. Ciao Francesco. Auguri di questa buona estate, auguro un'estate bellissima a tutti. E spero che la mia canzone, il mio brano Questo è amore possa essere una dedica per voi e per tutti, e quindi conquistare anche la persona che amate davvero. La mia canzone è un totem, è un talismano della vita, mi raccomando. Questa volta